Ciao, io mi chiamo Alessandro Grima, mi sono diplomato come attore in Paolo Grassi a Milano e ho fatto tanto teatro, ho fatto qualche produzione televisiva e ultimamente anche qualche produzione cinematografica, soprattutto da quando mi sono trasferito a Roma. Mi sono trasferito apposta per fare più cinema, perché è la mia prima passione, prima ancora del teatro, lo devo ammettere. Io da bambino guardavo i film di Bud Spencer e Terence Hill e dicevo ai miei genitori che volevo fare come loro, cioè non tenere pugni in testa alle persone, ma diventare l'attore dei film che stavo guardando, ecco. E invece i miei genitori mi hanno iscritto a pallavolo e così ho iniziato una serie di attività sportive, quali appunto la pallavolo, il basket, il nuoto, il baseball e poi ho giocato a calcio fino alla seconda categoria per 12 anni. Nel frattempo mi sono anche appassionato di arti marziali, quali il Tai Chi e il Qigong, e ho imparato i balli da sala, il valzer, il cha-cha-cha e la mazurka. Ecco, se posso identificarmi in una frase, mi piace la frase di Shakespeare, del Macbeth, che dice: io oso fare tutto ciò che è consentito ad un uomo, chi osa di più non lo è. Ecco, questa frase mi ricorda che per quanti sogni, aspettative, ambizioni ho nella vita, comunque non devo mai dimenticarmi che sono un semplice essere umano, pieno di fragilità e di difetti, e questo mi fa tornare coi piedi per terra. Vi mostro i miei profili. E queste sono le mie mani. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata.